Proviamo a giocare un po' con questi accordi. Do per scontato che tu abbia imparato gli accordi maggiori e gli accordi minori. Quindi, se non li hai ancora chiarissimi, perché è la prima volta che li vedi e la prima volta che li senti, prima di proseguire fai un po' di esercizi per qualche giorno per orientarti sulla tastiera e per prenderli con abbastanza confidenza. Quindi, abbastanza confidenza significa che se ti chiedo fa maggiore, tu individui il Fa e la mano ti va. Se ti chiedo Sol maggiore, tu individui il Sol e butti la mano, ok? Se devi ancora calcolare, pensarci tantissimo, non sei pronto per questo esercizio. Questo esercizio lo puoi fare quando conosci già le note sul pianoforte senza doverle contare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Questo dovresti fare un po' di pratica e riesci a prendere i relativi accordi. Quando riesci a fare questo lavoro qua, proviamo a fare qualcosa per rendere già belli questi accordi come se fosse una musica e quindi improvvisiamo sui primi accordi maggiori e minori e utilizzeremo questa armonia. Do maggiore, La minore. Di nuovo Do maggiore. Per adesso lo abituiamo a passare da Do maggiore a La minore. Fin quando non prendi confidenza con questi due accordi, continua col pedale schiacciato a fare questo esercizio. Appena suoni l'accordo nuovo, alzi e abbassi il pedale. Poi alzo e abbasso il pedale. Alzo e abbasso il pedale. Già questo è difficilissimo, quindi prenditi il tuo tempo per impararlo. Alzo e abbasso il pedale. Alza, abbasso il pedale, fallo tantissime volte fin quando non riesci a parlare, dire a tuo marito dov'è quella cosa che sta cercando nell'armadio che non trova e tu intanto continui a fare questa cosa qua mentre parli al telefono, no, mentre parli al telefono no, però devi essere in grado di farlo senza pensarci, quindi la sincronia del pedale che si stacca e si riattacca solo quando è suonato l'altro accordo, perché se no l'effetto sarà questo. Terribile, invece premo il pedale, suono, cambio accordo, il pedale rimane schiacciato, alzo e abbasso il pedale. Di nuovo cambio accordo, alzo e abbasso il pedale. Ok, questo deve essere chiaro. Adesso, cosa può fare la destra? Può fare tutte le note, ovviamente, dell'accordo. E dell'accordo successivo. Ovviamente non possiamo stare 2 ore a fare questo. Anche se è bello, dovremmo trovare delle modulazioni, cioè non delle modulazioni, delle variazioni. Allora, per trovare delle variazioni, io posso usare come primo punto di appoggio quello della nota che fa parte dell'accordo, ma poi posso passare all'altra nota che fa parte dell'accordo con una nota che sta in mezzo e che si chiama nota di passaggio, giustamente, sempre la grande fantasia della musica. Quindi, Do, Re nota di passaggio, Mi nota dell'accordo, Sol nota dell'accordo. Do è sempre nota dell'accordo di La minore. Re nota di passaggio, Mi nota dell'accordo di La minore, La nota dell'accordo di La minore. E poi torno indietro. Senti già cosa avviene.
Cosa ho fatto? Niente, ho fatto la stessa regola di prima. La, nota dell'accordo, si, nota di passaggio. Do, nota dell'accordo, mi, nota dell'accordo. Quindi... Posso continuare facendo la stessa cosa partendo dal re. Andando al sol. E ricomincio dal do. Parto dal do, do, re, mi, sol, mi, re, do, do, re, mi, sol, mi, re, do, la, si, do, mi, do, si, la, si, do, mi, re minore. Re, mi, fa, la, fa, mi, re, mi, fa, la, fa, mi, re, sol, la, si, re, si, la, sol, la, si, re, si, la, sol. E poi ovviamente c'è il livello pro, dove non faccio altro che arpeggiare l'accordo della sinistra. Ancora più pro. Sto solo facendo le ottave. E questo era il nostro inizio. Provaci a casa, senza paura, cominciando da questo. Se vuoi poi provare gli accordi, ma sono più difficili, prima, quinta, ottava, terza, quinta, terza, ottava, quinta, prima. Questo solo per chi ha già tanta esperienza, Perché coordinare le due mani non è facile. Lo schema resta identico alla sinistra, quindi prima, quinta, ottava, terza, quinta e poi torni indietro, eccetera.